della sconcertante, la definisco così, vicenda del cambio di denominazione della D'Annunzio, si parlerà anche in Consiglio Comunale per iniziativa di Alessandro Marzoli del PD. Marzoli, con quale motivazione? L'Università D'Annunzio è nata oltre 50 anni fa nel territorio della città di Chieti. Oggi la proposta di cambio di denominazione non trova riscontro nella realtà, perché non c'è bisogno per attrarre studenti di fare un riferimento chiaro all'Adriatico. La volontà di internazionalizzare, di aprire all'estero può avvenire anche facendo riferimento all'Europa, ma sicuramente non c'è una necessità effettiva di cambiare nome. L'università è autonoma, può decidere ovviamente per quanto riguarda le proprie scelte interne, ma è importante rispettare quella che è la richiesta che viene da tantissime associazioni, da molti cittadini teatine e teatini che chiedono che non ci sia uno scivolamento verso Pescara del nostro Ateneo, perché le economie, gli investimenti e tutto quello che è stato fatto nella città di Chieti in questi anni non può subire prepotenze dall'esterno. Al Consiglio Comunale cosa chiede? Chiediamo una pronuncia immediata sull'ordine del giorno urgente presentato questa mattina, perché domani il CDA della D'Annunzio sarà chiamato a ratificare la decisione del Rettore e del Senato Accademico, e noi chiediamo che il Consiglio Comunale si esprima oggi affinché il Sindaco si impegni ad esprimere un parere negativo e contrario rispetto a un cambio di denominazione su cui noi siamo fortemente contrari e per il quale riteniamo che, se rappresenta uno scivolamento verso le città costiere, verso l'Adriatico, Chieti sarebbe fortemente penalizzata.